bellissima abbazia di San Martino al Cimino, che è stata costruita dai monaci cistercensi. E quindi con Don Fabrizio andremo a scoprire chi erano questi monaci che ci hanno lasciato questo gioiello in eredità e da dove deriva anche il termine cistercense. Sì, nel 1098 Roberto di Molesme, insieme a 21 monaci benedettini già riformati, decidono di fondare un nuovo monastero. Questo nuovo monastero viene fondato a Citeaux, nella Borgogna, a Digione, presso Digione, e il termine Citeaux in latino è Cistercium. Da qui prende l'origine, ecco, la riforma cistercense. Ovviamente insieme a Roberto di Molesme ci saranno anche altre due figure importanti che vanno a completare poi quelli che sono i tre fondatori dell'ordine cistercense, Alberico e Stefano Harding, inglese. Questi tre sono i primi tre abati, vengono appunto venerati come santi fondatori dell'ordine cistercense. Ma qual è l'intenzione di Roberto, degli altri monaci? È quella di ritornare, e come ogni riforma nella Chiesa, di ritornare alle origini, quindi di ritornare alla regola benedettina. In particolare, tre sono gli aspetti fondamentali ripresi dai monaci cistercensi. Il primo è la povertà. Dicono le carte cistercensi, i documenti cistercensi, seguire poveri come Cristo povero. Il secondo elemento è l'elemento della essenzialità, insieme a questo la solitudine. Ecco anche il sorgere di questi monasteri, della nostra abbazia, che dobbiamo immaginarcela non come oggi immersa in un paese, ma in luoghi impervi. Originariamente nel X secolo, XI secolo, questo era un luogo impervio. E quindi la solitudine, trovare luoghi impervi, lontani, per fuggire dal mondo. Il terzo elemento fondamentale per un monaco cistercense era la vita comunitaria. Tutti questi tre elementi, povertà, solitudine, vita comunitaria, permettevano al monaco di elevarsi a Dio, perché in sostanza l'ultimo obiettivo nella vita di un monaco è quello di seguire Dio. E questo, ecco, viene anche confermato, diciamo così, da quella che era la vita, una vita fatta di ora et labora, riprendendo proprio la dimensione benedettina. Don Fabrizio, l'eredità patrimoniale e culturale che ci hanno lasciato i monaci cistercensi è ben visibile nella maestosità e nella bellezza di questa abbazia e in tutte le altre opere che hanno disseminato in Italia e anche in Europa. Però io vorrei chiedere a te qualcosa di più profondo. Secondo te, qual è l'eredità spirituale che ci hanno lasciato i monaci e da cui noi dovremmo attingere ogni giorno della nostra esistenza? Sì, i monaci hanno ricercato la solitudine, non per isolarsi semplicemente. La solitudine, che è anche fuggire da quello che è il rumore quotidiano, permette di anzitutto rientrare in se stessi, di ascoltarsi. E ovviamente per un monaco, ma per ognuno di noi, permette di entrare in quella dimensione del trascendente, di avvicinarci a Dio, di riscoprire Dio che abita nell'interiorità di ognuno di noi. Quindi credo che oggi, molto di più di prima, forse, proprio nel rumore che la società e il mondo genera, rumore che è anche mediatico, che, ecco, assume varie forme, ci sia bisogno di riscoprire, no, nelle nostre case, nelle nostre realtà quotidiane, la piccola abbazia, ecco.
questa piccola abbazia che diventa luogo di solitudine, ma abitata da Dio e di silenzio. San Fabrizio, grazie per averci portato molto indietro nel tempo e per averci fatto fare un viaggio nella vita dei monaci, che ci consente sicuramente di capire anche di più come è nata questa abbazia e cosa c'è dietro ogni pietra che noi tocchiamo e che noi vediamo. Grazie. Ringrazio te. E il viaggio che abbiamo intrapreso è un viaggio anche dentro di noi, quindi è un dono anzitutto per noi e per me e per te. Grazie.